vittoria meritata di un Ancona che due facce, un primo tempo abbastanza deludente con ritmi bassi, un secondo tempo molto più volitivo giocato su ritmi più alti, ancora che sblocca il risultato al secondo minuto della ripresa grazie a un colpo di testa di Martiniello, gol che poi risulta decisivo per la partita che l'Ancona vince 1-0 sul Roma City, un avversario che si è dimostrato povero forse tecnicamente, ma comunque che nel finale ha cercato in tutti i modi di pervenire al pareggio che è stato evitato da Boccardi con un intervento al 43esimo sulla linea di porta che è sembrata un'autentica parata con i piedi. Ma andiamo con ordine al quinto minuto del primo tempo, la prima occasione per Martiniello che nel cuore dell'area viene murato da Gelonese. All'11esimo il gol di Amadori, che di gol non si può parlare in quanto era stato segnalato in precedenza un fuorigioco, e poi al 23esimo ancora Martiniello che ha avuto una buona occasione, un tiro dal limite che è uscito di poco sulla sinistra della porta, difesa da Salvati. E nel primo tempo poco altro da segnalare, se non appunto un bel passaggio di Bugari che libera Gullinatti al tiro al 44esimo dal limite dell'area, palla che termina al lato. Nella ripresa subito il gol che decide l'incontro, al secondo minuto un bellissimo cross di Bugari, il giovane 2006 esordiente per la prima volta dal primo minuto, il pallone arriva sul vertice dell'area piccola sul secondo palo, il colpo di testa preciso di Martiniello e il gol del vantaggio dell'Ancona. Ancona che ha un'ottima occasione per raddoppiare al quarto d'ora, ancora Pecci bravissimo a liberarsi sulla sinistra e andare sul fondo e poi a crossare il pallone che arriva sul secondo palo con la porta vuota, Martiniello di testa questa volta non riesce a impattare bene, la palla se ne va fuori. Nella seconda parte del secondo tempo il Roma City prova a forzare i tempi per arrivare al pareggio e al 29esimo c'è un tiro di Hernandez respinto da Bellucci, Filippo Bellucci, il portiere esordiente 2006 con l'Ancona quest'oggi, e al 43esimo l'occasione migliore per il Roma City con il tiro del centravanti Camilli salvato, era un gol sicuro perché il portiere Bellucci non sarebbe potuto arrivare sul pallone, ma Boccardi è intervenuto veramente in maniera salvifica salvando i tre punti che l'Ancona ha conquistato meritatamente e che costituiscono il terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Gadda. Per la prima volta in questo campionato il pareggio con l'Aquila due settimane or sono, la vittoria in casa dell'Atletico Ascoli domenica scorsa e il successo per 1-0 sulla Roma City quest'oggi. Roma City che allunga la serie negativa in trasferta, sesta sconfitta nelle ultime sei trasferte per la squadra romana. Chiedevi continuità, segnali ci sono in questo senso? Sì, segnali ci sono, è chiaro che non bastano ovviamente tre partite, però la strada tracciata è quella giusta, dobbiamo continuare a insistere sapendo tutte le difficoltà che ci sono, e anche la partita di oggi l'ha dimostrato, credo che l'abbiamo vinta ovviamente meritatamente e quindi questa è la strada, dobbiamo continuare perché, ripeto, tre partite non bastano. Un Ancona a due facce, un primo tempo su ritmi troppo blandi che favorivano l'atteggiamento difensivo del Roma City, poi probabilmente si è intervenuto nell'intervallo perché abbiamo visto un'altra Ancona molto più volitiva, con ritmi più alti, capace di sbloccare subito il risultato ma anche di creare altre occasioni da gol. Sì, un Roma City che ci ha aspettato nella metà campo, molto basso, ha chiuso tutti gli spazi, non era semplice e noi ci siamo un po' adeguati al loro ritmo e abbiamo giocato veramente una partita, il primo tempo sotto ritmo, la palla girava piano ma anche la trasmissione della palla molto lenta, e il secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo dimostrato più voglia di volerla vincere, di provare a far gol, abbiamo velocizzato un po', siamo andati più aggressivi anche in avanti e abbiamo credo meritato la vittoria perché abbiamo sbagliato altri gol oltre all'1-0 e abbiamo rischiato la beffa finale per quel gol salvato sulla linea,
ed è il segnale che bisogna essere concreti, cinici. Le partite bisogna chiuderle, sennò se non rimangono sempre aperte può succedere di tutto. Non è andata bene, però insomma sono contento della prestazione dei ragazzi. Purtroppo il nostro tendine d'Achille in questo campionato, ma fin da quando non c'ero anch'io, sono le partite in trasferta, abbiamo totalizzato solo un punto. Dobbiamo lavorare di più, però rispetto alle altre gare fino alla fine abbiamo lottato contro un'ottima squadra su un campo prestigioso, importante, e con un'ottima squadra, quindi lavoriamo a testa bassa. So che ci sono momenti di difficoltà e momenti anche di gioia. Domenica non eravamo fenomeni a aver battuto la prima della classe, adesso non siamo assolutamente brocchi tra virgolette per un risultato negativo, quindi sappiamo che il lavoro dobbiamo farlo quotidianamente.